Beh, sicuramente quello che era successo a Cremona avevamo un po' i fantasmi, avevamo un po' il timore, avevamo perso le certezze, sembrava, ma è stata importante questa vittoria, è stato importante non subire gol e ancora una volta abbiamo dimostrato che siamo un grande gruppo. Sappiamo che abbiamo preso tanti gol, 11 se non sbaglio. E stiamo lavorando tutti i giorni per cercare di migliorarci, per cercare di non prendere così tanti gol nel futuro. E il mister ci chiede tanto, siamo dei ragazzi disponibili, siamo tutti nuovi perché nessuno ha mai giocato con un altro compagno e comunque vedo molta disponibilità e dedizione al lavoro. Ragazzi, deve acquisire fiducia nei propri mezzi, no? Perché spesso le gare, più che l'avversario, no? È la squadra che sembra complicarsi nelle partite al di là del pericolo altrui, no? Sì, ma nell'arco di 90 minuti il pallone è rotondo, può capitare di tutto. Basta guardare come abbiamo detto a Cremona, cioè per 80 minuti non abbiamo concesso nulla a una papabile vincitrice del campionato e poi quei 10 minuti abbiamo preso 3 gol. Sono cose che possono capitare, ma dobbiamo lavorare al meglio per far sì che non capitino più. Con Arezzo che comunque, al di là che ho già segnato su rigore, il gol lo trova con facilità, in casa quattro vittorie consecutive, insomma, questi sono numeri comunque che dovrebbero servire, no? Acquisire sicurezza. Dobbiamo fare in modo che giocando in casa sia una fatica per tutti gli altri e non per noi. Dobbiamo continuare su questa strada e credo che col tempo e col lavoro riusciremo a toglierci delle soddisfazioni. Per fortuna è arrivata la vittoria e poteva complicare le cose visto la partita scorsa, però noi sappiamo che potevamo fare bene. Sicuramente la parte più difficile poteva essere sbloccare la partita perché loro erano molto chiusi. Potevamo migliorare nel secondo tempo di cercare di chiudere la partita, però noi abbiamo fatto una vittoria d'orgoglio. Ma sono state più le cose positive, no, dell'inizio stagione nostro, quindi sicuramente è stata una bella botta quella di domenica scorsa, però era appunto importante ritornare subito alla vittoria. La partita era complicata perché avevamo tutto contro, no? Abbiamo vinto, abbiamo fatto il nostro, però riusciva, magari poteva andare male e non era giusto per quello che stiamo facendo, per come lavoriamo in settimana, per come entrano anche quelli che non partono dall'inizio, quindi il gruppo è compatto, sa che può fare bene, quindi è una vittoria che ci rimette lì e ci dà un po' di fiducia in più. Oltre al gol, una prova molto generosa perché hai dato una grande mano, ti sei preso palloni anche molto lontano dalla porta, insomma, in dei momenti chiave sei stato importantissimo. Tutta la mia carriera l'ho fatta così perché quindi che mi ha portato anche arrivare in Serie A, quindi quello cerco di non cambiarlo mai. Certo l'età un po' avanza, però finché ce la faccio sono contento di farlo perché poi non sono un attaccante che vuole stare lì solo a aspettare le palle dentro l'area di rigore, quindi aiutare anche la squadra da fiducia anche poi quando ti capitano le palle buone. Ecco, proprio per la tua grande esperienza, cosa manca a questa squadra per fare il salto di qualità? Perché insomma, i mezzi ci sono, è una squadra che segna molto, manca la tranquillità, la fiducia, che cosa? No, 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 no. Sicuramente era importante non prendere gol, quindi ci è capitato solo un'altra volta, quindi da migliorare quello. Stiamo lavorando tutti a partire da noi avanti, perché quando si prende gol non è certo solo colpa dei difensori. Quindi stiamo lavorando su quello e migliorando quello sicuramente arriveranno più risultati e continuare a fare bene davanti, anzi a migliorare quando ti capitano più occasioni, cercare sempre di buttarla dentro.